Grazie Nicoletta dell'invito, sono ben contento di essere qui. Mi sentite bene? Sì, si sente? Sì. Ok. Sono molto contento di partecipare a un evento rivolto alle famiglie. Io oggi, appunto, magari faccio un'introduzione un po' su quello che dovrà essere l'argomento, perché si parla spesso di comorbilità, io stesso ho parlato diversamente. In modi diversi di comorbilità con l'ADHD, dobbiamo cercare di capire un po' che cos'è. Ho cercato di preparare una presentazione che fosse, diciamo, più, cioè meno scientifica, meno tecnica, diciamo, no? Corretta, ma non eccessivamente impegnativa. Spesso noi poi ci mettiamo a parlare di cose complicate che non rispecchiano la realtà che vivono le famiglie, magari. Tutti i giorni, no? Cercando di dare un po' quelli che sono dei significati, no? A quelle che sono le manifestazioni di questa malattia. Se riesco, condivido una presentazione, poi più in là farò il coraggio tentativo il coraggioso tentativo di condividere anche dei piccoli video che non sono di persone, non sono di pazienti, quindi non siamo qui. Ma sono dei pezzettini di film da cui possiamo capire alcune cose di quello di cui vi parlerò. Io poi nello specifico parlerò un po' del rapporto con il disturbo bipolare, pochissimo, spiegherò più tanto che cos'è, perché magari uno sente il disturbo bipolare e dice: Ah, mi ha detto che sono bipolare. Non, e se uno guarda quello che dice la televisione o internet, sembrerebbe che tutte le persone che hanno dei cambiamenti nella loro vita sono bipolari, quindi cerchiamo di dare un senso a questa cosa. Di disturbi di personalità che mi interessa decisamente di più, me ne sono interessato negli ultimi anni, e poi invece una piccola diciamo, definizione di quello che è il disturbo ossessivo compulsivo, anche quello spesso capiterà, però vedremo che ci sono diversi altri poi disturbi. Intanto io sto cercando di andare nella mia. Voi state, vedete che cosa sto facendo vagamente? No. Questa No. è la cosa che mi preoccupava di più. Allora, vediamo se riesco a ritornare di là. Lo proviamo a Francesco, condividere. scusami, nella barra di stato in basso c'è un quadrato con una freccia in su, Sono lì. presenta ora. Sì, no, sono lì, solo che avevo scelto un contenuto che non riesce a condividere, probabilmente. Ok, e provo con lo schermo intero, quindi adesso con questa modalità qua magari faccio venire un po' mal di testa se vado avanti e indietro, così la vedete? Sì. Adesso provo a metterlo Perfetto. schermo intero, scusatemi perché voglio partire dall'inizio. Ok, quindi questa è la prima diapositiva, la saltiamo, ok? E andiamo dunque, un lieve assunto veloce diciamo, di quello che è il disturbo dell'ADHD, così come si presenta nell'adulto, perché io mi occupo dell'adulto, perché penso ci siano molti adulti collegati, famiglie di adulti con ADHD, perché molto spesso i genitori di bambini ADHD poi soffrono di ADHD, ma non lo sanno. Ecco quindi le tre aree sintomatologiche e quelle che sono un po' le descrizioni cliniche al di fuori del DSM, ma che noi ritroviamo in pratica tutte le volte quando vogliamo valutare un paziente e alla fine valutiamo che la persona ha l'ADHD. Quindi, per quanto riguarda la disattenzione, che non è diciamo quella che tutti quanti conosciamo, ma come sappiamo è. Risulta in quella che poi è una caoticità, l'impossibilità di programmarsi, la procrastinazione, questo termine che noi spesso usiamo per dire che una persona si trova sempre un po' all'ultimo a fare le cose, deve arrivare ad una soglia di urgenza per cui allora riesce a fare quella cosa e non programmandosela e così via, tutta una serie di difficoltà nel prendere decisioni e il fatto di essere sempre in ritardo. L'iperattività che nell'adulto diventa più un'irrequietezza interiore, a volte compare come irrequietezza interiore. Negli ultimi anni si è detto tanto che prima ero combinato, cioè avevo anche l'iperattività, poi dopo
si è calmato, però è molto teso internamente. Questo succede, è vero, è molto frequente, ma capita anche di vedere di ragazzi che prima erano semplicemente inattentivi e poi maturano questa tensione nel tempo, anche perché si aggiungono una serie di altri fattori durante l'evoluzione, l'adolescenza, che peggiorano magari il quadro. E lì avremo tutta una serie di strategie per cercare di contenere l'iperattività, oppure compensative, cosa vuol dire? Di andare a sostituire l'iperattività con altri tipi di attività per cercare di controllare l'attenzione, ad esempio lo sport molto intenso, che può essere cambiato anche molto spesso, ma non è detto, le sostanze e così via. La persona può essere iperattiva, può essere molto loquace, logorroica, parlare sugli altri, ma questo rientra anche un po' nell'impulsività, quindi agire senza pensare. Questo è un po' il concetto dell'impulsività, che mette poi a rischio anche per comportamenti a rischio che possono avere a che fare la sessualità, non se ne parla poco, però quindi in su base impulsiva avere dei rapporti non protetti, quindi la gravidanza non desiderata e cose di questo tipo. Abbiamo però più classicamente il job hopping, cioè cambiare spesso lavoro, magari le abbuffate, il disordine alimentare, no? Saltare colazione, fare pasti in modo molto caotico. Infine, però, ricordiamoci che a parte queste tre aree, il DSM le riconosce poco come sintomi accessori, abbiamo poi tutto quello che sono gli sbalzi dell'umore, gli scoppi di ira, le difficoltà nell'addormentamento come il disturbo del sonno specifico, ma ne parleremo poi successivamente, ne parlerà qualcun altro successivamente, e la bassa autostima, che invece impereggia, perché nel essere caotico, impreciso, nel non riuscire a focalizzarsi sulle cose, a programmarsi, ovviamente il bambino impara sempre di più di essere un po' no, in difficoltà, di non essere performante, di essere quello che sbaglia sempre, no? Ok, sempre quello distratto, sempre rimproverato, e questo è quello che succede spesso. Ricordiamoci che questi sintomi nell'adulto possono variare, ma soprattutto che tendono poi a ridursi i criteri del DSM, ma permangono sempre, come potete vedere qua, i criteri in verde si riducono con l'età, e poi invece abbiamo che qua in blu i sintomi che rimangono, i pochi sintomi che rimangono, continuano, sebbene si riduca un po', ecco, questo deficit funzionale, però continuano a esserci. Quindi anche i sintomi residui possono impattare poi sul funzionamento. Ho cercato di fare una diapositiva per aggruppare un po' le aree dei sintomi. Cosa vuol dire? Perché noi spesso parliamo di sintomi in psichiatria, ma la verità è che tecnicamente sono dei segni, cioè ossia sono condizioni, scusa? Delle condizioni che, cioè sono delle manifestazioni, cioè noi vediamo delle cose nella persona che ci fanno pensare a, ok, dei segni che poi no, a cui noi diamo un significato. E per convenzione noi diamo un significato che poi viene chiamata diagnosi, ok? La diagnosi è poco concentrata sulla persona. La verità è che io vedo tante persone con la diagnosi, magari ADHD, ma sono tutte persone diverse. Alcune si assomigliano in alcune cose, ma comunque dobbiamo pensare che ogni persona è diversa, una persona è diversa dall'altra, ok? E quindi reagisce a questo problema dell'attenzione in modo differente. Già questo ci dà l'idea della diversità e quindi della diversa manifestazione e anche un po' della caoticità del disturbo per come si manifesta. Ci sono però dei punti saldi diventano poi chiaramente indicatori della patologia, e alcuni di questi sono veramente dei sintomi. Cosa sono i sintomi? Sono quelle cose di cui noi ci lamentiamo. Ad esempio, se io mi sento a febbre, dico che ho la febbre, quello è un sintomo. Diventa un segno perché io poi lo vado a misurare. Okay? Il medico misura la temperatura, è vero, è la temperatura alta, quindi tu ti senti il sintomo e ti dico che come segno è la temperatura alta, cioè l'ipertermia. Nell'ADHD molti sono sintomi, la persona si lamenta di cose, ma la diagnosi spesso viene fatta su dei segni, cioè dei comportamenti che si osservano, delle cose che non si riescono a fare e così via. Okay? Adesso per dare un'idea di che cosa
qual è l'unità con cui noi andiamo a che fare. Tanti sintomi, tanti segni noi li mettiamo insieme, no? E li mettiamo in questi cerchi. Io ho fatto vedere come qui c'è il deficit d'attenzione, ipertensione e impulsività, che ho messo in questo insieme verde che chiameremo ADHD. Però l'ADHD spesso si collega, sappiamo, con il tipico disturbo del sonno, dell'addormentamento, con l'autostima e poi con questa cosa che abbiamo già visto di disregolazione emotiva. Questa è un po' l'entità che andiamo a misurare dicendo che è una persona ADHD. Quando è adulta andiamo a vedere tra l'altro la storia e quindi è ancora più imprecisa questa diagnosi. Qui non, dico qua che è importante magari non arrabbiarsi se il medico non mi fa la diagnosi di ADHD, non mi dice quella di ADHD, non riconosce alcune cose, eccetera, perché può essere molto complicato poi districarsi da in questa cosa qua, soprattutto se poi non ci si prepara. Ora, adesso voi immaginatevi di aggiungere altri cerchi di sintomi, cose che non vanno, e di segni, cioè di cose che io osservo, che sono particolari, e creare altri 100.000 cerchi. Questi cerchi si possono sovrapporre alla ADHD. Ad esempio, uno per eccellenza è quello dell'umore e dell'ansia, che a loro volta potrebbero essere cerchi, perché noi possiamo decidere di raggruppare quei segni e dei sintomi un po' come vogliamo, poi noi psichiatri lo facciamo con un certo senso, perché? Perché la disregolazione emotiva, okay, ovviamente risiede all'interno dell'umore, cioè le oscillazioni dell'umore riguardano l'umore, l'ansia riguarda anche un po' l'umore, anche un po' il sonno, anche l'autostima, ma c'è anche nella ADHD, perché ovviamente l'autostima, perché io se sbaglio le cose comincio a preoccuparmi prima di fare una cosa perché so già che non riuscirò a farlo. Questo per dare un quadro di che cosa vuol dire, di cosa andiamo a vedere. Fondamentalmente noi andiamo a vedere che la comorbidità, che noi chiamiamo così comorbido, un termine che è stato coniato diciamo dall'inizio degli anni 70, okay, che si parla un po' di questa cosa, della comorbidità, anche se di fatto già prima se ne parlava, però si è cominciato a dire questa cosa. E per indicare che ci sono dei morbi, cioè delle patologie che coccorrono insieme, okay? Tendono a correre insieme. Cosa vuol dire? Vuol dire che semplicemente l'insieme di ADHD che vi ho fatto vedere prima e l'insieme dell'umore e dell'ansia si toccano in un punto, e quando si toccano in un punto in quest'area dove si toccano, noi diremo che se quella persona si trova lì, ha sia una condizione che l'altra condizione, ok? Che noi psichiatri, che la, diciamo, i professionisti hanno scelto di chiamare così, ok? Ma io preferisco anche poi dire che quella persona che è lì, nella sua complessità di sintomi e di segni e di disturbi, quindi di fatto di star male, sta lì in mezzo, e quindi devo dire che c'ha sia uno che l'altro, ok? Verosimilmente sarebbe più giusto parlare di complessità, ma questo ovviamente, come potete capire, rischia di complicare la comunicazione tra un medico e l'altro. È un paziente molto complesso, cosa vuol dire? Ma c'è un po' di questo, un po' di quello, così, così, così. Tanto devi utilizzare delle etichette per riuscire a dare idea al collega, che poi lo vedrà e dirà effettivamente così e così, così. Serve un po' per parlare tra di noi, non bisogna sentirsela tanto come un'etichetta, c'ho la ADHD, allora, eccetera. Bisogna pensare che i medici, anche noi abbiamo i nostri limiti, pochi, ma ne abbiamo, e quindi nel parlarci abbiamo bisogno di queste cose. Ecco, queste sono delle condizioni che spesso, di cui sentite parlare, no? Vedete la ADHD in mezzo con questi sintomi in grassetto, e che vanno a toccare con tutti questi altri e numerose condizioni che ci possono girare intorno. Le più note, la depressione, beh, la depressione è frequente ovunque, facilmente comorbida con molti altri disturbi psichiatrici, perché è anche da considerarsi un po' una reazione spesso alla condizione. Pensate, il fatto di la bassa autostima per tutta una vita mi espone di più a una depressione. Però poi ci sono condizioni come la mania, i disturbi d'ansia, i disturbi di personalità e altre condizioni. Vado avanti per dirvi che questa famosa comorbidità, il fatto che ci sia qualche cosa insieme alla ADHD nell'adulto, si dice a questo tipo di frequenza, cioè uno, lo vedete in rosso, su 5 ha anche qualcos'altro, e quando ha qualcos'altro ne ha ben 3, dice Coy, no? Vedete che c'è scritto lì, addirittura la media è che abbia 3 condizioni insieme. Questo cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente, per un processo che noi chiamiamo con un termine un po' difficile, complicato, di cui adesso sentite parlare per il COVID,
che è quello sindemico, e che quando due situazioni, la sindemia, quando due condizioni prevalgono allo stesso momento, cioè si presenta allo stesso momento, però poi danno, non è che io faccio uno più uno, aggiungo la ADHD a un altro disturbo, ma è più come fare un 2 esponente a 2, cioè esponente a 3, cioè la gravità del disturbo aumenta in modo esponenziale, non è che io aggiungo cose, io le moltiplico l'una con l'altra, quindi più le condizioni ci sono insieme, più diciamo che quel caso è complesso. Vabbè, questi sono i classici dati per far vedere le percentuali della ADHD negli altri disturbi psichiatrici. Guardate che colonnine alte, arriviamo anche a un sesto, uno su sei, no? Addirittura quella viola, ma non mi fermerei troppo, e altri disturbi psichiatrici nella ADHD. E quindi ecco che chi uno che sa di avere la ADHD, di avere quei problemi di attenzione e iperattività, pensa, e mi dicono, c'ho anche un disturbo dell'umore, forse un disturbo bipolare. Certo, perché uno su 10 ha anche un disturbo bipolare, perché un disturbo dell'umore c'è in uno su 5, addirittura l'ansia 1 su 3, e va bene, perché l'ansia è molto frequente nel momento in cui uno non riesce ad adattarsi alle situazioni. E così via un po' tutti gli altri disturbi, abbiamo anche l'uso di sostanze, di cui parleremo poi dopo. Allora, inoltre, questi cerchi che si sovrappongono, queste condizioni che si sovrappongono, cambiano nel tempo, possono cambiare nel tempo, possono cambiare anche i nomi, ma le cose possono essere le stesse. Vi farò poi un esempio dopo di come il disturbo positivo provocatorio, il cosiddetto disturbo della condotta, nel momento in cui uno diventa maggiorenne, compie 18 anni, diventa disturbo antisociale, diventa un qualcos'altro, diventa un disturbo di personalità. In mezzo ho messo gli studi di uso di sostanze che compaiono come in tutti i ragazzini nell'adolescenza, dove si vanno a cercare novità, e quando si trovano novità che danno piacere, inevitabilmente ci si fissa un po' lì e si detta un po' ditte, ma nel caso del ADHD il problema è molto più grosso, perché uno cerca delle sostanze anche un po' per fare self-medication. Cosa vuol dire? Fare automedicazione, curarsi un po' da soli, trova degli stimolanti per curarsi da solo, utilizza i cannabinoidi per ridurre l'ansia, magari riesce ad andare a dormire, fa un po' di questi pasticci, che poi hanno delle conseguenze, perché le sostanze all'inizio tutto bene, luna di miele, e dopo invece verranno fuori problemi al bitter con altre condizioni che si aggravano. E poi ci sono i disturbi di personalità e i disturbi dell'umore, di cui parleremo. Allora, iniziamo, faccio delle pillole molto veloci, perché ho visto che sono già indietro io e non voglio poi pesare troppo sugli altri. Sono partito un po' lento, forse. Allora, ma il disturbo bipolare, cosa sappiamo del disturbo? Oh, scusatemi, rivedete le diapositive? Stavo cercando di spostare questa cosa che non so se voi vedete sopra. Il disturbo bipolare, comunque c'è una finestrella, e temo che anche voi la vediate. Voglio vedere se no, niente, ok, l'ho spostata di qua, no, non riesco proprio a spostarla di qui, perché ok, comunque qui c'è scritto di subipolare. Allora, cosa vediamo? Vi spiego questa diapositiva. Qui vediamo raffigurati teoricamente tutti i disturbi bipolari. Il disturbo bipolare non è nient'altro che uno dei pochi disturbi che vengono definiti non sulla base del cosa succede in questo momento, ma anche sulla base della storia di quella persona. Cosa vuol dire? Che sono dei disturbi longitudinali, si guardano nella vita del soggetto, perché la verità è che nel disturbo bipolare io che cos'ho, adesso lo vediamo, questa entità, questa qua sulla destra, cioè quella della mania, okay, che io ho raffigurato, che ho scritto qua che cos'è con i vari sintomi, segni. E qua sotto invece vi ho messo la depressione, perché ve le ho messe qua, guardate la figura a sinistra, perché la linea fucsia rossa, diciamo, vi dà un'idea di che cosa succede nel tempo. Vedete che qui c'è scritto variazione dell'umore nel tempo. Cosa succede nel tempo? Vedete qui si parte con umore normale, con una faccetta normale, e sia il blu che il rosso partono da qui. Vediamo prima il rosso, il cosiddetto disturbo bipolare di tipo 1, che nel tipo 1, come dice qua, si presentano uno o più episodi maniacali o misti, lasciamo stare questo, poi ci complica la vita, per almeno una settimana. Diciamo un episodio maniacale che dura almeno una settimana, e che vedete è maniacale perché cosa succede? Che qui abbiamo
la curva altissima che va a prendere la più condizione più grave di elevazione dell'umore, cioè l'umore si impenna, si alza, il soggetto diventa, come scritto qua, euforico o espanso, vuol dire che accorcia i limiti, è molto prodigale con gli altri, è irritabile, e che poi alla fine in questa situazione vediamo un'iperattività finalizzata, spende soldi, compra un mucchio di cose, anche se non dovrebbe, va avanti, indietro, ad alta velocità in macchina, perché ha molta energia, è molto accelerato. E questo tipo di iperattività, ok, molto impegnata in 100.000 cose, con degli aspetti di grandiosità, è molto pieno di se stesso e pensa che tutti gli altri siano bene o male stupidi, che lo vogliono fermare, e lui invece deve andare avanti con le sue cose, anche abbastanza geniale. Quindi si convince anche molto di se stesso. In questo quadro dorme molto poco, ma non ha bisogno di dormire, cioè si riduce il bisogno di sonno. E ritroviamo anche una caratteristica dell'ADHD, quindi un po' di iperattività, tanta iperattività, molta finalizzata spesso, quindi cioè vuol dire che tende a voler fare delle cose, acquisti, impegnarsi in qualche cosa, lavorare molto, e poi vediamo che è anche distraibile, uno gli parla e poi si gira e se vede qualche cosa che sta succedendo e così via. Questo è un quadro, può assomigliare molto all'ADHD. Quindi, se io vedessi una persona che è così, e che i familiari mi dicono che è così ed è così dalla nascita, dovrei pensare molto all'ADHD, con la differenza che non sempre l'ADHD è tanto di buon umore, non so spiegarmi, non è euforico, non è contento della sua vita, è molto iperattivo, è molto distraibile, magari dorme poco, eccetera. Tutte queste caratteristiche ci devono essere, così può dire, continuativo. Invece nel disturbo bipolare questo dura una settimana, due, di solito si dice 3 settimane, nel bipolare 1 la mania dura 3-4 settimane, poi anche curata con i farmaci, e poi si ritorna giù, l'umore scende, e si può andare anche in depressione direttamente, oppure si fanno, vedete, diversi tipi di oscillazioni. L'altra faccia della medaglia per questo bipolare è quella della depressione, che un po' tutti conosciamo, quando si va giù di umore. Si è tristi, non necessariamente tristi, ma magari si perde interesse nelle cose, si fa meno piacere, gli hobby si spengono, noi andiamo a indagare molto se uno ha un hobby e smette di farlo, non si ha più voglia di molto, ci si sente inadeguati sul lavoro, non si è più in grado di fare le cose, anche lì non ci si riesce più tanto a concentrare, vedete, ci si rallenta un po'. Meno energia, meno appetito, si dorme un mucchio ma si è sempre stanchi, oppure. Per contro ci può essere anche l'insonnia, quindi si comincia a svegliarsi molto presto e con questa sensazione di peso costante, di stanchezza. Questa cosa qua, che noi descriviamo depressione, ma può avere anche altre caratteristiche, si alterna con le fasi maniacali. La depressione deve durare almeno 15 giorni per essere clinica. E si può alternare a queste fasi. Quindi nel disturbo bipolare noi abbiamo un po' una cosa, un po' l'altra, si passa da una condizione all'altra, ma a volte poi in mezzo che cosa noi vediamo? Vediamo una fase detta eutimica, una fase, diciamo, dove l'umore non è né su né giù, e in cui il soggetto, tra virgolette, è sbagliato dire normale, ma è nella sua media, e si trova dove si trova un po' più se stesso, no? Qua è la stessa raffigurazione con tutti i disturbi. Non vi parlo del disturbo bipolare 2, dove di fatto invece della mania abbiamo dell'ipomania, vedete che le oscillazioni sono minori e possono anche durare meno, 5 giorni per dire, 4. Però è un disturbo molto più discusso, cioè nel senso si va un po' più nella sfumatura. Il disturbo bipolare 1 è molto grave, quando si va in mania si fanno anche i ricoveri perché la persona è a rischio. Okay? Questo per darvi un'idea, quindi se sentite parlare di questo, si sta parlando di un'oscillazione dell'umore che mette anche a repentaglio la reputazione della persona, appunto, innanzitutto, quindi quadri anche di cui poi la persona si vergogna dopo aver avuto l'episodio perché ha fatto delle cose sconsiderate, spesso anche con ipersessualità e quindi si compromette sessualmente, magari a famiglia, eccetera. E invece e delle depressioni molto gravi in cui la persona può pensare di uccidersi e pensare al suicidio, ne parlerà poi il dottor Giupponi dopo.
Quindi disturbo bipolare, una cosa importante è che quando c'è disturbo bipolare, si dice 1 su 10 nell'ADHD dell'adulto, questo disturbo bipolare ha delle caratteristiche molto gravi. Se c'è l'ADHD è un disturbo bipolare più grave, è un disturbo bipolare che insorge prima, in età più giovanile, porta a un rischio suicidario più alto, porta ad altre comorbilità, quindi che adesso vedremo, altre condizioni che ci possono essere, come ad esempio l'antisocialità, ma anche l'uso di sostanze. E quindi noi stiamo parlando di, francamente, di una sindemia in questo caso. Cioè disturbo bipolare più ADHD crea un aggravamento del quadro clinico del soggetto, ok? Non è un disturbo bipolare. Disturbo bipolare ADHD è un disturbo bipolare che fa difficoltà a essere trattato, eh? O è un ADHD che sta molto male quando va in episodio. Questa diapositiva, vado veloce, è un modo per raffigurarvi, siccome spesso i giovani adulti vengono diagnosticati ADHD nell'età 18-23, questa è una cosa che ho imparato facendo il mio ambulatorio. Ricordiamoci che quella è l'età anche, la vedete in verde, qua, questa curva qua che è in bibonale, il disturbo bipolare, questo qua invece in blu è l'ADHD, come diciamo incidenza, cioè vuol dire nuovi casi. L'ADHD insorge in età infantile, poi si riduce un po' come sintomatologia, e invece qua abbiamo il disturbo bipolare, che nell'età giovanile in cui noi facciamo diagnosi di ADHD, io potrei vedere una persona, fare la diagnosi di ADHD, trattarla per ADHD, che ha 18-20 anni, e poi a un certo punto quel ragazzo si fa un bel episodio maniacale, ok? Comincia a essere accelerato in modo sconsiderato, a non dormire, tratta male i genitori, diventa conflittuale. Va in quella cosa che abbiamo visto prima, no? Di esaltazione dell'umore, pieno di se stesso, nessuno lo ferma, e spende soldi o gioca, fa gambling, eccetera, e poi dobbiamo ricoverarlo. Quella condizione può avvenire autonomamente, spesso si dice che sono i farmaci, ma vi posso assicurare che avviene proprio anche autonomamente. E quindi nel momento in cui faccio la diagnosi di ADHD, può verificarsi, prima non c'era, ma insorge il disturbo bipolare. Vorrei che sia chiaro che le due cose possono confondere. Possono essere presenti insieme, possono essere distinte. Noi utilizziamo la regola fondamentalmente della longitudinalità, questa qua che vedete sotto del corso, perché il disturbo ADHD è precedente all'insorgenza di un disturbo bipolare, quindi c'era già prima, e quindi compare al massimo disturbo bipolare sopra, oppure se compare un disturbo bipolare, guarda, vuoi andare indietro, non c'è ADHD, c'è solo disturbo bipolare. Ma poi anche la frequenza, cosa vuol dire? Le oscillazioni hanno una certa frequenza nel disturbo bipolare, che invece nell'ADHD noi possiamo vedere, come abbiamo visto nella regolazione emotiva, possiamo avere delle oscillazioni dell'umore, ma sono molto piccole, avvengono all'interno della giornata, per uno screzio, prima era molto di buon umore, dopo diventa molto disforico, cioè molto giù e anche irritabile, un po' cattivello, insopportabile. Questa oscillazione è molto frequente. 4-5 volte durante il giorno ci possono essere oscillazioni. E ricordiamoci, sempre molto importante è l'età in cui compare il disturbo, ok? Il disturbo bipolare, anche se è giovanile, compare comunque più in là di quanto non compare l'ADHD, poi questo grossolanamente se ne parla già diversamente. Ok, io spero che sia chiaro di che cosa sto parlando. Nel tentativo di renderlo un po' più chiaro, io non so se voi vedete quello che sto facendo. Sì. E so che sono molto in ritardo, però volevo darvi un'idea, di che cosa vuol dire essere maniacale. Vi faccio vedere, forse sono un filmato, cerco di sceglierlo bene. Sicuramente questo, non so se voi lo vedrete. Ah, Becker, sì, una femminuccia, è vero? Potete dirgli che sto molto meglio. Ho avuto un potente attacco di bile, davvero molto potente. Ma è passato. Signore, sarebbe possibile sentire il polso di Sua Maestà? Sarebbe possibile sentire il polso di Sua Maestà? Va bene, avanti, avanti, presto. Su, e non fatelo svenevole. Dovete sentirlo, non coccolarlo. Siete responsabile voi per la senna, non è vero? L'ho prescritta io per Vostra Maestà, sì. Siete un idiota, Becker, parola di re. Io sono un blando pulgante, Maestà. Blando, dite, blando? 14 scariche, voi dite che è blando? Ho congelato tutta la provincia.
Con due bicchieri di quella roba si può spendere il re e rovinare il paese. Sì, ma stato doveva prenderne tre cucchiai, non due bicchieri. Tre cucchiai di qualcosa hanno fatto bene a qualcuno. L'altro si è ammazzato sull'uomo, Becker. Com'è il polso? Molto, molto rapido. Maestà, forse starebbe meglio dopo un bagno, per esempio, un bel bagno d'acqua, un effetto rilassante sullo spirito. Sì, allora fatevene uno. Siete molto più agitato di me. Andiamo. Respirate forte, Mr. Greville, respirate! Coraggio, ragazzi, coraggio! Vi facciamo vedere come trattiamo l'America! State a vedere, signori! Fatti di questo, brutto coro! E anche questo! Ecco! Avvisa la regina. Ma no, questo non è cricket, la pasta non si tiene così, giovanotto! Ma che sta facendo? Un momento, fuori dai piedi! Ah! Ok, io penso che, per brevità, non so se è chiaro che cosa ho fatto vedere, ma una persona molto accelerata, tutto quello che è accelerato, forte, potente è buono, tutto il resto è cattivo, straparla, dice cose senza fermarsi, senza che nessuno possa fermare. In questo caso Re Giorgio era anche un re e quindi è difficile andarlo a fermare. Allora, andiamo a vedere invece, per quanto riguarda la personalità, cercherò di essere sintetico, anche se è un argomento molto lungo. Per personalità fondamentalmente si intende quell'insieme di elementi, di tratti che l'individuo ha e che partono da, diciamo, da, c'è anche una componente eredo costituzionale, cioè che uno nasce quando nasce, ci si assomiglia ai genitori, ai nonni, eccetera, nelle modalità di affrontare il mondo, nelle modalità di avere a che fare con se stessi. Ma poi questa personalità si modifica con le esperienze. L'esperienza di HD modifica la personalità. Perché? Cosa vuol dire? Perché io, per adattarmi a questo problema che io ho, cioè questo problema che ho nel concentrarmi sulle cose, nel rendimento scolastico, quindi nell'avere a che fare con gli altri, eccetera, eccetera, io cerco una serie di compensi. Questo è uno studio che abbiamo fatto, la faccio breve. È facile poi trovare disturbi di personalità, cioè condizioni e tipologie di modalità adattative complicate nella DHD, difficili. Nel nostro campione noi avevamo trovato soprattutto dei tratti depressivi, antisociali, sadici, se ne parla spesso, negativistici se ne parla un po' meno. E poi disturbi anche di questo tipo. Facendo un sunto, vi dico un attimino questo per non perdermi troppo. Voi tenete conto che, se è vero che la personalità esiste e matura nel tempo, cioè già dal bambino evidente, poi si modifica in adolescenza e poi in età adulta si stabilisce in qualche modo, è vero che se c'è la DHD che fa da spina irritativa e modifica questa traiettoria dello sviluppo della personalità, ovviamente quella persona tenderà a avere problematiche adattative o a adattarsi alla DHD, girarci intorno con delle caratteristiche peculiari, ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è presente la DHD e c'è presente un disturbo positivo provocatorio nell'infanzia, non è che il disturbo positivo provocatorio sparisce a 18 anni, quello disturbo positivo provocatorio non si chiama più così, ma la persona continua a essere oppositiva, provocatoria, irritante, da questo punto di vista, nei confronti degli altri, con un umore, come vedete qua, irritabile, è impulsivo, è cinico, è scettico, è risentito, permaloso, procrastina su qualsiasi cosa perché è oppositivo, e quindi vedete che la caratteristica rimane come negativisticità. Spesso queste persone vengono diagnosticate con borderline, ma non lo sono. Poi oppure quelli depressivi, quindi sono autocritici, pessimistici, bicchiere sempre mezzo vuoto, e questo ha a che fare col deficit di autostima che abbiamo già visto essere nella DHD, e poi il disturbo della condotta e la DHD si trasformano in quella che è la dimensione antisociale sadica, cioè non rispettare le regole, essere molto diciamo anticonformisti, ma in modo pericoloso, e addirittura sadici, cioè fare le cose a sangue freddo, fare del male agli altri senza avere rimorsi, ok? Tutto questo è un tratto che poi si trova persone che poi hanno una storia brutta anche dal punto di vista legale, quindi finiscono in carcere. Lasciamo stare tutto il resto che ci complica la vita. Tutti questi tratti noi siamo andati a vedere come erano il rapporto l'uno con l'altro, e abbiamo creato, insomma, delle
dei gruppi di nuovo, e da questo abbiamo concluso che nel nostro campione di adulti c'era un profilo di persone che avevano l'ADHD insieme ai tratti antisociali sadici e negativistici, cioè quelli che fondamentalmente da bambini avevano disturbo positivo proprio, se non addirittura la condotta e la ADHD, che sono quelli che scoppiano, quindi quelli scoppiano di più, sono più caldi, tendono a fare casini fuori, eccetera. Un gruppo di quelli che invece sono andati sulla bassa autostima come reattività alla ADHD e quindi si sono portati dietro i tratti depressivi, il bicchiere mezzo vuoto, ma addirittura sfuggono alle cose evitanti, se non addirittura masochistici, cioè si fanno male da soli, si puniscono, e poi invece delle personalità che hanno a che fare col distacco dal mondo esterno, che dove potremmo poi far entrare l'autismo, ma ci sarà qualcun altro che ne parlerà. Infine chiudo per farvi vedere qualche cosa, cioè in modo molto didattico, perché una persona può trovarsi, il medico mi ha detto che c'è un disturbo ossessivo compulsivo perché faccio delle cose, perché ho dei pensieri. Cosa vuol dire, dottor Oliva, che mio figlio ha l'ossessione e le compulsioni? Le ossessioni sono dei pensieri che sono ricorrenti e sono persistenti, ma sono soprattutto intrusivi. Il soggetto lì si sente entrare quell'idea nella testa e non riesce a mandarla via. Spesso sono legati ad esempio alle contaminazioni, no? Di essere contaminato da batteri, ma anche solo dallo sporco. Impulsi, come potrebbe essere quella di aggredire una persona, essere, cioè delle idee, dottore, di far male a quella persona, non voglio fargli male, e mi dà fastidio, come se qualcosa mi dicesse che no, ho questa sensazione di dover sempre far male, oppure sessuali anche, oppure immagini di nuovo di violenza terrificanti, mi sono spaventato perché ho pensato che facessero male a mio figlio, eccetera, eccetera. Questi vengono vissuti molto male perché il soggetto non li vuole e cerca di controllarli ma non riesce, con molta angoscia. Scattano in automatico dei meccanismi che si chiamano compulsione per evitare tutto questo. Ad esempio, se ho paura della sporcizia, cosa faccio? Mi lavo le mani e lo faccio più volte. Se ho paura dei ladri, che qualcuno entri in casa, giustamente comincio a controllare le serrature e lo faccio in modo però stereotipato, cioè lo faccio senza che questo abbia senso, cioè apro, chiudo per essere sicuro che, ok? Tutto questo, queste cose possono colpire chiunque nella vita, ma diventa un disturbo nel momento in cui io passo ore a fare tutto questo e senza più riuscire a fare tutte le altre cose della mia vita, a vivere la mia vita. Tasso stimato nella ADHD è dell'8%, però spesso si hanno anche percentuali più alte in letteratura, e diciamo che se c'è l'ADHD nel disturbo ossessivo compulsivo, questo disturbo ossessivo compulsivo ha un esordio più precoce, quindi riguarda già i bambini e può persistere. Non mi perdo troppo nel spiegarvi che ADHD e disturbo ossessivo compulsivo e TIC, che spesso sono associati, hanno un substrato organico, cioè nel senso a livello del cervello le strutture che regolano i meccanismi che stanno sotto questi tre disturbi sono spesso alterate in modo lievemente diverso, quindi ci può essere più ADHD, meno disturbo ossessivo compulsivo, solo disturbo ossessivo compulsivo, solo TIC e così via. Infine, però spesso quello che può succedere è di confondere ruminazioni e ossessioni per ADHD e viceversa, che invece è una cosa un po' più grave, cioè che io riesca a confondere queste due cose, spero che non lo si faccia mai. Perché nell'ADHD che cosa succede? Che il deficit principale, quello del mind wandering, del pensiero errante, no? Se i bambini hanno questa cosa per cui pensano, si attaccano uno all'altro, ha un'idea, porta l'altra, intanto voi gli parlate e non sai dove hanno la testa. Questo è il mind wandering, questo pensiero errante dovuto al default neural network imperante, che riguarda anche le persone che non hanno ADHD, ma che in quella persona non è controllato, non riesce a controllare i pensieri. Non deve essere confuso come una ruminazione. Teniamo conto, come dice qua, che le ruminazioni, le ossessioni, le idee brutte del disturbo ossessivo compulsivo sono idee negative. Il mind wandering spesso non lo è, anzi tende a essere di risoluzione delle cose, di riuscire a risolvere una cosa, o anche molto sulla fantasia del passaggio da una cosa all'altra, e non ha un tono negativo, ok? Il pensiero errante va qua e là, ma la ruminazione tende a essere fissa. Io penso sempre la stessa cosa, la sporcizia, mi sporcherò, mi rovinerò. Faccio solo più vedere appunto a questo punto che cos'è
un'ossessione, diventa facile pensarvelo, l'oggetto è la parola dello sporco. Vi faccio vedere invece che cosa si vede dall'esterno, c'è una compulsione tipica di nuovo di un film abbastanza noto, io penso, ed eccolo qua, questa è per dire un'architettura tipica. Mi merda, vedere per mi va in bagno con la sua ansia, le sue ossessioni di sporcizia, ha il suo sapone e del suo sapone, solo il suo, lo usa per lavarsi, ma si lava in modo rituale, cioè lui deve fare una cosa, iniziarla, lavarsi e ultimarla e uscire dal bagno. Viene interrotto da questa persona che ha evidentemente un problema, questo libretto di lui è sconvolto perché è arrivato lì con delle idee di sporcizia, vede arrivare un'altra persona che esce dal bagno e che quindi sporcherà tutto quello che lui, rovinerà tutto quello che lui sta facendo perché è tutto fatto prima. Questa persona si lava le mani, vedete che ha le stampelle, e chiederà l'asciugamano. Potrebbe passare un asciugamano. Lui è bloccato nel suo rituale, non può fare questa cosa in nessun modo, guarda l'asciugamano, ma non lo può fare perché è bloccato nel suo rituale. Veramente non posso farlo. E se non si sporca. Mi dispiace. Quindi sto poveretto nel fare il giro, ecco, anche l'ansia dello sport, vedete quanto fa l'aria e andando in panico in questo momento, perché è sporcato, ha sporcato il suo campo, lui deve, a questo punto si deve lavare ancora di più per evitare quella contaminazione. Il massimo è poi qua, perché guardate come lo fa in modo ossessivo di lavarsi, vedete, mette là allineato anche per simmetria e ordine la scatoletta nel mosso, e si lava fino a un certo punto si taglia, quindi c'è il sangue, e allora di nuovo bisogna pulire il sangue, tutto bisogna, però sa di essere pulito e adesso si è macchiato di sangue, deve pulire il sangue della camicia perché può uscire, insomma è un rituale che richiede molto tempo e la persona non riesce a convivere con questa condizione. Qua c'è però un colpo da maestro, perché dopo tutto questo rituale lui si è sistemato, mette via la sua saponetta nella tasca giusta, non in quella sbagliata, tutto in ordine, ma la maniglia, adesso con la mano pulita deve toccare la maniglia sporca. Non lo può fare, è l'unica cosa che può fare, perché non può riniziare il rito da capo, poiché gli asciugamani sono finiti. L'unica cosa che può fare è non toccare nulla e aspettare, ed è quello che farà. Quindi è l'unica soluzione, e non lo sta facendo in modo tranquillo, perché è preso dall'ansia di sporcarsi, vedete anche il tentativo, decide poi di non farlo, e quindi aspetta che si apra la porta. Filmato molto lento, ma io direi che ho concluso la mia presentazione, guardate come finisce, che aspetta. Ovviamente qualcuno entrerà, qualcuno entra e lui esce. Questa è la trappola, diciamo, è la galera in cui stanno e vivono le persone che hanno problemi ossessivo-compulsivi. Ok? Io ho concluso.